Dai, va, tocca a me, giusto? Allora, devo pensarci. Pari. Dispari. Bim, bum, bam. Vado. Credi in quello che fai o fai quello in cui credi? Credo in quello che faccio, e però allo stesso tempo devo anche fare quello in cui credo. Riusciresti a dire il tuo nome al contrario? Pure lungo. Infatti. Acidef. Credo. Acidef. Qual è la compagna di squadra con la quale giocheresti anche a un altro sport? Quale sport e perché? Linda Tucceri. Ok. Perché vabbè, insomma, fa ridere. Che altro sport farei? Non lo so. Tutti. Emoji test. Riproduci questi emoji. La mamma di Pierino ha tre figli. Qui, cuore? Pierino. Questa perché la sapevo già. Pesca bene, grazie. Qual è lo stadio più speciale nel quale hai giocato? In modo scontato ti direi San Siro, anche se non ho giocato, però comunque eravamo lì. Con quale leggenda rossonera del passato avresti voluto giocare? Il mio preferito in assoluto, per ruolo, per tutto, Nesta. Ok. Mi è sempre piaciuto tantissimo fin da quando ero piccola, quindi senza dubbio lui. La prima cosa che hai pensato all'esordio con il Milan e chi hai chiamato subito dopo? L'esordio con il Milan è stato a Bari, il primo anno. Ero stra emozionata perché, vabbè, giocare la prima partita del campionato da titolare in una squadra così importante come il Milan e tutto, ero molto molto emozionata. Che ho chiamato dopo, penso mio padre, perché mio padre vuole sapere ogni volta che finiamo la partita allora com'è andata, come non è andata, quindi sicuramente avrò chiamato lui. Chi è il tuo personaggio sportivo preferito e perché? Mi viene da dire Alex Morgan, penso che la conoscano tutti, una super calciatrice, fortissima, adesso è diventata anche mamma da poco, si è allenata praticamente fino a poche settimane prima di partorire, quindi secondo me è un secondo esempio bellissimo. In campo, esatto, sì. È un esempio secondo me bellissimo per il nostro mondo, ha mandato un segnale anche molto forte, certo. E io l'ho seguita molto anche sui social, così, perché era bello vedere, cioè, come si allenava. Mi ricordo, metteva i video che si allenava in spiaggia con questo pancione enorme, vero. Quindi è proprio bello. È la tua ultima partita della carriera, le tre persone a cui vai grazie più grande? Vabbè, i miei genitori, direi anche, vabbè, mio nonno mi segue sempre come papà, è venuto a Firenze in macchina, penso sia il mio più grande tifoso da un certo punto di vista, quindi direi queste tre persone. Quanti gol hai fatto l'anno scorso? Ah, purtroppo solo uno. E uno annullato ingiustamente, ma adesso ti dico perché. Perché praticamente l'anno scorso avevo fatto una scommessa con Zanzi, e mi aveva detto: se quest'anno segni almeno due gol io parto da casa e andiamo al supermercato, distanza 300 metri da casa, io in costume da bagno con la cuffia, gli occhialini e l'infradito, vado da un commesso e gli chiedo: scusi, ma dov'è il mangiare per i pesci? Ok. Quindi io assolutamente devo fare due gol. Ok. La settimana dopo ho segnato il primo e unico, no? Contro la Juve l'anno scorso. No, e due settimane dopo me ne hanno annullato uno ingiustamente, poi hanno interrotto il campionato per il Covid, quindi lei pensava di aver vinto, lei la scommessa, però in realtà, io ho detto no, assolutamente. Assolutamente da rifare, direi. Sì, devo segnare due gol, però insomma zero. Raccontaci un tuo gol indimenticabile. Non ho mai segnato. Imita Mr. Gans. Franci! Dai però, dai! Quale personaggio di un cartone animato ti rispecchia e perché? Che vorrebbe un olio e benzina femminile. Esatto. Mineshiro gioca a pallavolo. Qual è il regalo di Natale più brutto che hai mai ricevuto? I profumini, quelle cose un po' non inutili, però dici no, dai, almeno c'è qualcosa di un attimino più. Ok. Se intraprendessi la carriera di trapper, che nome d'arte sceglieresti? Di trapper, oddio. Se Fede c'è già andato, potete fare Ricaz. Non è molto. Però ci sta. Dici dai. Che ci sta. Ricaz. La cosa extra calcio che non manca mai nella valigia di ogni trasferta. Il phone. Il phone. Fantastico. Esatto, il phone non può mancare. Se tu fossi un frutto, che frutto saresti?
mostraci anche come appariresti in versione frutto. Mi ci vedrei bene a essere una fragola. Ok, una fragola. Bella, di quelle belle grosse. Sì, quelle grandi. Sì, belle. Grandi, esatto, come me. Non devo imitare una fragola. Che ne so. Faccio. Con il ciuffo sopra. tipo no, così. Basta, esatto. Esatto. Bella, bella, bella. Ah, chi ascolta la musica peggiore in spogliatoio? Una ce l'ho da dire, Miriam Longo. Ah, ok. È una musica terribile, ha un volume improponibile, ecco. Hai un coro personale che ti hanno dedicato? Din don, din don, din don, din don, din don. Intervengo dal Brianteo, la Vitalia ha fatto gol. Din don. Speriamo di cantarlo anche quest'anno. Speriamo di sì. Brava Fra. Grande Fede.